Gialli, anche quest'anno è riuscito a portare la corsa più bella del mondo ad Arezzo. Sì, è uno sforzo, ma cerco di portarlo avanti e spero anche che possa andare avanti anche in futuro, magari con una cadenza triennale, ma è una cosa così bella che spero possa proseguire. Ecco, come sarà la tappa aretina? Ce la illustra? Sì, la tappa aretina praticamente entrano nella nostra provincia da Terontola, faranno un controllo timbro nel centro storico di Cortona, transiteranno all'interno di Castiglion Fiorentino, faranno il valico della Foce dove sono previste delle prove cronometrate, quindi faranno il valico dello Scopetone per giungere ad Arezzo da via Redi, quindi faranno viale Buozzi, entreranno nei viali della Fortezza per poi parcheggiare fino al lato del Duomo per fare il pranzo con il catering che sarà posizionato all'interno del prato. Da qui faranno un controllo orario in Piazza Grande, che è la novità di quest'anno. Per dare più lustro alla nostra piazza principale abbiamo spostato il controllo orario lì, quindi Corso Italia, da lì faranno il raccordo autostradale per fare il valico di Civitella e andare verso Montevarchi, dove è previsto il pranzo invece per le 100 Ferrari che anticipano la carovana storica. Grazie.